allo stesso modo in cui guadagnate il ricordo del sogno, allo stesso modo potete incubare un sogno o tornare dentro un sogno. Per tornare dentro un sogno è più semplice perché l'abbiamo già fatto. Quindi lo riviviamo, lo rileggiamo e diciamo, però qua non ho capito bene che cosa vuol dire. Glielo devo chiedere al sogno. Oppure voglio che cambi il finale, voglio sapere se è possibile. Allora io già parto dal sogno che io ho già vissuto e cambio il finale, creo proprio una storia, me la leggo, me la rileggo, mi porto un foglietto in tasca durante il giorno, quando posso, vado in bagno, me lo rileggo, ci penso, ci lavoro su, che bello che sarà, sempre con ottimismo. Non spero che arrivi. No, no, arriva di sicuro. Dovete avere questo atteggiamento, anche se magari siete titubanti, non importa, sarà bellissimo. Questo è l'importante. In questo modo noi possiamo incubare un sogno, quindi chiedere una risposta a una domanda e riceverla. Ovviamente, se noi ritorniamo dentro nel sogno, il sogno lo conosciamo già, vediamo quale ulteriore epilogo ci dà o quali opportunità ci fa vedere che possiamo attuare. Oppure, quando noi invece incubiamo un sogno da zero, quindi noi abbiamo un problema, vogliamo risolverlo e che il nostro sé superiore, il nostro maestro interiore ci dia una mano. E quindi facciamo tutta la solita trafila di corteggiare l'incubazione del sogno. Però in questo caso il sogno che viene fuori delle volte può essere esplicito e dirci cosa c'è che non va o cosa stiamo facendo. Mentre altre volte sembra un sogno normale e finché non lo interpretiamo non ne capiamo la risposta, ma sicuramente c'è la risposta. Faccio spesso l'esempio di quella signora che aveva problemi con sua figlia che andava all'università, litigavano spesso e lei non sapeva scegliere questa figlia cosa voleva fare, saltava di palo in frasca, mamma a un certo punto ha detto basta, cioè, hai rotto, insomma, litigavano, litigavano, allora lei ha incubato un sogno, cosa faccio con questa ragazza? Allora lei riporta questo sogno, io sono al mare. Sto giocando con un pallone, però a un certo punto il vento me lo spinge in acqua e non so cosa fare. Allora vado in acqua, prendo il pallone, l'ho preso, ce l'ho, mi vola via di nuovo. Finché il pallone vola fino a dove c'è l'acqua alta, lei per prenderlo ha l'acqua alla gola così, riesce però a prenderlo e il vento glielo manda via un'altra volta. A questo punto sente una voce che le dice: mollalo! Questo è un sogno incubato con una risposta molto chiara. E quindi ha smesso di preoccuparsi di quello che faceva, si arrangiasse lei, insomma, e tutto è andato bene. Quindi si può incubare il sogno in questo modo e anche tornare dentro il sogno. Vi dico anche un'altra cosa, che questa indurre il sogno, incubare un sogno, si fa anche nella realtà. Cioè incubare la realtà è possibile. Se noi abbiamo un obiettivo, tipo io voglio imparare il cinese, comincio a entrare nel mondo della Cina. Cosa fanno? Guardo dei video, prendo dei libri, guardo i cinesi, all'improvviso vedo tutti i cinesi, un po' come quando siamo incinte, vediamo tutti con la pancia. Perché siamo dentro nella situazione, no? Quindi noi creiamo una situazione per cui tutto quanto ruota intorno al nostro obiettivo. Quindi noi andiamo a mangiare al ristorante cinese, noi andiamo in biblioteca e troviamo qualche cinese, troviamo un giornale cinese, lo guardiamo, eccetera, eccetera, e il nostro progetto va in porto. Non va in porto quando noi cominciamo a pensare non ce la farò mai, eccetera, eccetera. Riporto sempre l'esempio di mio figlio, che è stanco di essere, è tornato a casa perché c'era il lockdown, cos'era 2020 o 21, non mi ricordo,
e si è fatto a casa 7 mesi, dopo che era all'estero da non so quanto. Alla fine non ce la faceva più. E mi dice, no, io voglio andare a lavorare. Allora cerca, voglio cambiare posto, voglio andare a Parigi. Diceva, bene, allora noi abbiamo messo su tutto un teatrino. Gli ho detto, bene, comincia a cercare l'appartamento online. Trova dove vuoi lavorare, lui trova un ristorante, si facevano su Skype, ovviamente non si poteva uscire, si facevano questi colloqui di lavoro, lui piaceva, diceva, ah bene, allora dobbiamo imparare il francese, ho tirato via un vecchio corso, non so se De Agostini o cosa, di francese, ma io l'ho studiato bene a scuola, quindi abbiamo fatto lezioni di francese. Appena hanno aperto le frontiere, lui ha preso l'aereo e è andato a Parigi ed è ancora a Parigi, incubando la realtà. Io non gli ho mai fatto pensare, no, è troppo lontano e poi come fai? Le case costano, è vero, sono cose che io ho pensato, le case costano l'ira di Dio, tutto quanto costa di più, ma lui è riuscito nel suo progetto ed è lì da 3 anni ormai. Quindi, sì, questa incubazione si può fare sia nel sogno che nella realtà, ma intanto provate nel sogno, poi tenete presente che c'è questa possibilità. E ripeto, non è magia, è il potere della mente. Voi lo sapete, io sono innamorata, ho letto tantissimo, ho seguito conferenze sui tibetani. E loro sanno gestire la mente, ma davvero hanno alcuni, ovviamente, non tutti, sanno gestire la mente e i pensieri. E le cose che accadono, e questa è un'altra cosa che voi imparerete, nell'interpretare i sogni, che siamo sempre noi la causa dei nostri errori o delle nostre scelte, perché il sogno lo fa vedere, facciamo tutto noi. E allora, se noi possiamo incubare la realtà, possiamo anche cambiare la risposta ad alcuni eventi. Pensate solo al fatto, magari qualcuno che non ci piace, noi gli andiamo incontro, siamo già prevenuti, quindi non c'è dialogo. Se invece partiamo, facciamo un gioco, diciamo, beh, oggi cerco di essere gentile, lo ascolto, vediamo cosa ha da dire. Magari facciamo nuove esperienze, sì.